A proposito di disegni di legge, è bene qui ricordare più diffusamente l'iniziativa del senatore, l'avvocato Augusto Cortelloni, che nel 2000, novembre 2000, farà stampare a Modena un volumetto intitolato Pedofilia e satanismo, risorge l'Inquisizione, quel pasticciaccio della bassa modenese di cui vi leggerò alcuni passi fra un po' di tempo. Attraverso i giornali, abbiamo imparato tutti a conoscere l'attivismo di questo senatore che ha preso spesso posizioni molto polemiche contro i servizi sociali, contro il Tribunale dei minorenni e contro la Procura di Modena. Più di uno ha fatto notare che questo modo di agire alla fine diventa controproducente per gli stessi imputati, in quanto sia i servizi sociali, il Tribunale dei minorenni e il Tribunale di Modena si chiudono ancora di più a riccio e possono presentarsi come vittime di attacchi ingiusti. Guardate che questa cosa succede anche oggi in altri casi dove solo per essersi rivolti a dei politici si viene condannati nelle relazioni dei servizi sociali, attenzione. Ma le stesse sentenze in quel caso diranno che il caso della pedofilia nella bassa modenese non poteva non portare che a dei giudizi estremi. Credo, ed è sempre Don Rovatti che parla, credo quindi che sia giusto dire che il senatore Cortelloni ha cercato di farsi portavoce di chi non ha voce e non si può attribuire la colpa per i toni polemici se la gente ha perso fiducia nei servizi sociali e nella magistratura. La gente ha rispetto per le autorità, ma solo fino a quando operano per il bene comune, altrimenti si ribella. La gente vota le persone in cui crede. E il politico deve farsi portavoce della gente, se no casca il palco, come di solito succede, e per una volta che un senatore parla a nome della gente. I servizi sociali, i magistrati, non sono eletti dalla gente. Vogliamo togliere alla gente il diritto di criticarli se pensa che sbaglino, visto che non può destituirli con il proprio voto contrario? E le leggi le fa il Parlamento, le fanno i politici. Ecco quindi che ha senso prendere in considerazione le loro proposte di legge. Come fa il senatore Cortelloni, rimandiamo quindi alla lettura del suo libretto, che vi aiuterò con alcuni passi a scoprire. Qui citiamo solo i capitoli, e vabbè, qui fa un elenco dei capitoli legati a quel libretto. E invece veniamo a una lettura, vi cito solo il capitolo sesto, no? Che parla dell'abolizione del Tribunale dei Minori, disegno di legge di iniziativa popolare per la soppressione del Tribunale dei Minorenni e l'istituzione di sezioni specializzate per gli affari familiari e per i minori presso i tribunali ordinari. Stiamo parlando di anni fa, eh? Onorevoli parlamentari, negli ultimi anni, tra gli addetti ai lavori si è acceso un forte dibattito circa il modus agendi e procedendi della magistratura minorile, autrice molto frequentemente di provvedimenti criticati da più parti per essere divenuti il risultato di apprezzamenti personali dei giudici e delle loro idee sulla famiglia, basate su opinioni non verificabili, con l'ineludibile risultato di rendere tale ufficio anacronistico e pericoloso. Solo dal 1998 ad oggi sono state 522 le morti suicide di padri, padri, nonni, a cui il Tribunale minorile aveva allontanato figli e nipoti, omettendo la preventiva audizione degli interessati e senza procedere ad un'approfondita istruttoria. Attenzione, questa cosa sta proseguendo, eh? In modo aprioristico e preconcetto, la voce del genitore viene disattesa, quando addirittura nemmeno audita. E la famiglia naturale si vede asportare il proprio figlio senza neppure avere avuto la facoltà di far conoscere le proprie ragioni. Le pluralità di ruoli che vengono a cristallizzarsi in capo al giudice minorile civile fa sì che egli abdichi la sua funzione di terzo super partes. Oggi la procedura in camera di consiglio seguita dal tribunale minorile lede pesantemente i diritti costituzionali della difesa e del contraddittorio. Il tribunale minorile, senza neppure convocare la famiglia, procede all'allontanamento del minore, lasciando che i genitori soli affrontino
a protestare la loro innocenza, il loro dramma, la più atroce violazione del diritto naturale, e questo è anche merito all'articolo 403 del Codice Civile. È giunta alla ribalta della cronaca l'altrettanto caso drammatico di quattro fratellini della bassa Modenese, asportati dai genitori alle 5:45 del mattino con l'ausilio di sei pattuglie della polizia sulla base di deliranti dichiarazioni della cuginetta di 8 anni, certificatamente provato essere psicologicamente disturbata. Trattasi di genitori incensurati. Pensate se succedesse a voi. Lui dipendente di ceramica, lei insegnante cattolica praticante, occupati nel volontariato, stimatissimi in paese, insegnanti, catechisti, capiscout, amici e conoscenti, dipingevano i quattro fratellini come ragazzi stupendi, gioiosi, ben curati e seguiti dai genitori. Costoro venivano auditi dal Tribunale dei Minori solo oltre 4 mesi dalla privazione dei loro figli e dopo plurime istanze, 4 mesi dopo averli portati via, li ascoltano. Sono trascorsi quasi 2 anni senza che i genitori abbiano più potuto vedere e sentire i loro figli. 2 anni di privazione dei genitori ai figli e viceversa. Accanto a questi casi vi sono le altrettanto drammatiche ipotesi di allontanamento perché il bambino è obeso, oppure i genitori manifestano un legame affettivo nei confronti del figlio giudicato eccessivo, troppo permissivo, il contrario o quant'altro. Ricordatelo, se piangi sei disperato perché sei colpevole, se non piangi sei colpevole perché non sei disperato. Accadimenti questi che si verificano troppo frequentemente senza che si sia consentito ai genitori di esercitare appieno il diritto di difesa. Riteniamo che al fine di far sì che cessi una prassi antidemocratica e incostituzionale, favorita dal sistema vigente, occorra un intervento radicale, tanto quanto lo sono le decisioni dei tribunali minorili. Con il presente disegno di legge chiediamo dunque la soppressione dei tribunali minorili e il trasferimento delle relative competenze ad istituende sezioni specializzate presso le giurisdizioni ordinarie. Una norma che ancora consenta la riduzione della garanzia delle parti, quale è quella che regolamenta il procedimento avanti il tribunale minorile, è senza dubbio dovuto al suo processo ispirativo che si materializzò nell'epoca 1934, in cui il fascismo vedeva la specializzazione dei tribunali come uno strumento di governo. Riteniamo che questo disegno di legge è il provvedimento da cui occorra prendere le mosse per abolire un organo figlio del fascismo e la cui esistenza e la cui pratica sono lontane dalla coscienza democratica del paese, oltre che essere lontane, come sopradetto, dallo spirito e dalla lettera della Costituzione repubblicana e dal senso di giustizia dei cittadini italiani. Siamo convinti di legiferare onde far sì che anche il diritto del minore a vivere nella propria famiglia naturale, diritto riconosciuto altresì da tutte le convenzioni internazionali da dove deve essere sacrificato, lo sia con le garanzie di difesa che il nostro ordinamento giuridico riconosce a tutti i soggetti di diritto. Lettera morta. Tutti hanno parlato, no? Ve lo ricordate il buon Di Maio? Mai con i ladri di bambini del PD! A fianco al PD è sparita la questione, fermo restando che non è il PD la questione. La questione sono quelli, nel caso di Bibbiano, del PD che si sono mossi, non il PD in genere. Ma detto questo, cosa hanno fatto? Nulla. Sì, no, c'è da dire che la Ascari ha depositato un DDL che si chiama 2047, che non è male. Manca di applicabilità, manca di specificità, manca di tutta una serie di punti che lo rendono efficace. E io in questo momento sto portando avanti un gruppo di lavoro per cercare di proporre degli emendamenti al fine di renderlo maggiormente efficace, di migliorarlo. Ma detto questo, quando è che è calendarizzata questa cosa? Conta solo ed esclusivamente lo Ius Soli o l'altro DDL, no?
o la panchina rossa, ma a fianco a questi, vogliamo dare una priorità ai minori, ai bambini allontanati, alle loro famiglie? No? Io direi che è arrivata l'ora, anzi, siamo già parecchio in ritardo.